Abracadabra, è la canzone perfetta. Bravo, bravo, mio Luca Paradisi. Ora però, Luca Paradisi, assentati psicologicamente perché siamo protagonisti del momento. Non io, non voglio dire il mio nome, voglio dire Francesco Micheloni, che è il prestigiatore qui accanto a me. Ciao, ciao a tutti. Parlo così perché siamo anche ripresi da delle telecamere e poi sarà tutto su YouTube, sul canale YouTube di Lady Radio, eh? Quindi potrete rivedere tutto, perché non è facile, capite, fare giochi di prestigio in radio e descrivere tutto. E salutiamo Daniele Bonino, organizzatore di Pistoia Magic, insieme naturalmente a Francesco Micheloni. Allora, benvenuti. Ciao Carlotta. Ciao, ciao Carlotta. Siete fortissimi già a vedervi. Oh, già via, già oh, simpaticissimi, via. Già avete una carica, un grazie, carisma particolare. Poi grazie, qui c'è qualcosa in più. E allora ragazzi, io mi fermo. Innanzitutto Francesco, ti dico, noi pubblicizziamo questo evento di Pistoia del 31 di gennaio, cioè fra pochi giorni, al piccolo teatro Mauro Bolognini, appunto di Pistoia, però in realtà c'è già il sold out. Ormai la prima volta che sì, ci succede. Sì, eh? Sì, sì. Ma va bene, ma è la prima bene, edizione, quindi voglio dire, prima edizione, già così, mo. Facciamo pubblicità per la seconda, che sicuramente si farà. Quindi... ecco, sicuramente si farà. Certo, eh? Certo. A breve tempo, a breve sì, termine. Sì, 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 mm, sicuramente. Allora, Francesco, tu sei stragiovane, dice, ma io avrei dovuto iniziare già prima ancora, cioè a che età? Allora, io ho iniziato a 17 anni, ma in realtà, appunto, come ti dicevo, è un po' tardi per un prestigiatore, perché in realtà si comincia molto prima, solitamente. Mm. Però io avevo paura di perdere il fascino della magia, quando... qualora avessi scoperto i fili che muovono le marionette. Allora io per lungo tempo ho solamente apprezzato la bellezza della magia. Però ecco, sin da quando eri bambino eri attrattissimo, sì, dalla quello materia. È chiaro. Sì, chi sì, era sì, il sì, tuo sì, mito? Possiamo allora chiedertelo? Io sono cresciuto, la mia infanzia l'ho passata guardando i video di Copperfield, che negli anni sì, 90 andava alla grande, aveva ed era un personaggio, una bella fidanzata, Claudia esattamente, Schiffer. Esattamente, una bella moglie che poi si sono ecco, anche sposati. Ecco. È stata una anni d'oro per lui e meritatamente, perché lui fatto? Ha fatto tante capite? No, lui ha il suo spettacolo fisso a Las Vegas. Ah, okay, e fa, insomma, lavora là. Ora, e però lui è molto cose, fisico, no? Cioè lui si metteva in gioco proprio col sì, suo sì, corpo. Sì, 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 assolutamente, anche assolutamente. Ha un grande personaggio, anche fisico, fa le grandi illusioni, quindi è necessario. Io, diciamo che punto, sì, non soltanto sulla presenza scenica, ma cerco di accattivare anche un po' il pubblico a livello mentale, lo fa diventare lo cattivo. Allora, ascoltami, no, Daniele Bonino. Dimmi. Daniele, allora, vediamo se hai imparato la lezione anche tu. Mi dici la differenza fra prestigiatore, illusionista, quanto mentalista? Tempo? Quanto tempo? Poco, purtroppo. Allora, per quello che ne posso dire io, cioè poco. Allora, l'illusionista o grande illusionista è colui che ha bisogno anche di oggetti materialmente studiati per fare diciamo la sua performance. E mentalisti possono avere pochi oggetti, mm-hmm, diciamo, però mm-hmm, solitamente agiscono con la mente del pubblico e quindi sì, leggono sì, il pubblico. Sì, sì. Poi ci sono cioè, prestigiatore. Prestigiatore, ecco, qui ti aiuta Francesco. Allora, il prestigiatore è tutto insieme, una macro area. È una pratica, macro area, quindi per sì, capirci, quello che io adoravo, cioè la donna che si distende e la sezionano in due, ecco, poi andate a scoprire qualche psichiatra perché mi attirava quel gioco, non lo so. Se c'è un dottore, però chiami immediatamente la radio. Sai quella lì con la sega divisa in due e poi ritorna tutta insieme. Ecco, quello è gioco di prestigio. Questo è un tipo di gioco di prestigio, okay, caratteristico dell'illusionista, però ecco, diciamo un pochino più correttamente chiamato illusionista. Va bene, insomma, ci ho capito poco, ma va bene uguale. Allora, te sei specializzato con le carte. Esattamente, io ho studiato tanti anni le carte, sono affascinato dal mazzo di carte. Ha capito che sono 40. Ma giochi a carte anche normalmente? Bonino, la prego. Bonino, faccio pure. Allora, dicevo, ma giochi a carte normalmente? Sì, carte? sì. Allora, casino, diciamo, allora, io amo paura di te. Ma come fanno a giocare allora, a carte con te? Io gioco solamente con chi mi conosce molto bene e sa che non baro. Che perde. No. Quindi spesso mi capita che quando si sta alla fortuna e non si utilizzano tecniche strane. Onestamente, giochi a carte come certo, qualsiasi altra persona. Certamente sì, ma mi sa che smetterò, perché se perdo passo male perché potevo vincere e non lo faccio. Se vinco baro, vedi, e allora tanto vale non giocare. Sono d'accordo con te. Allora, iniziamo. Iniziamo con un piccolo esperimento. Esatto, iniziamo con un piccolo esperimento. Io vorrei che tu mettessi anche un po' una musichina un pochino più di suspense. Un po' di... Uno zucchino allora, d'oro, qualcosa. No. Allora, so... Guardate quel Daniele Bonino lì, ecco. Io non sono noia oggi, guarda. Ecco. Okay. Io sono allora, noia. Allora, servirà in realtà un po' di concentrazione anche da parte tua, ok? Io cercherò...
di essere il più chiaro possibile per le persone che ci stanno ascoltando, che magari poi potranno rivedere questo in video, ma certo, comunque su YouTube. Ma comunque diciamolo. C'è qualche tipo di accordo tra di noi? No, 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 no. Okay. Non mi presterei mai a un accordo. Ok, perché sai, c'è sempre questo dubbio. No, no, ma io lo voglio chiarire. Parte allora, 5 minuti, vi siete appartati prima. No, ma mi sudano le mani già, guarda, già con questa domanda. No, no, tranquilla, vai. Tranquilla. Io ti chiedo di mettere le mani così, anche a favore di camera. Così? Allora fammela mettere quella dove non c'ho lo smalto sbrecciato. Non è un problema. Vabbè, vai. Cosa sto facendo? Dillo tu, ok? Ti sto mettendo alcune carte in mano, alcune, è vero? Non so quante. Ok, alcune te lo dico carte. Io. Per il momento dovrai fidarti di me. Tienle sì, così. Le tengo, okay? Le tengo. Sono quattro. Queste carte, ti ripeto, per il momento io non le sto vedendo, sto vedendo la parte il posteriore, dorso, il dorso delle esatto. carte. Per poco tra poco verificheremo tutto, ma per il momento dovrei fidarti di me e avere un po' di immaginazione. Sì. Queste quattro carte sono le quattro regine. Sì. Ok? Io ti chiedo, come ti ho detto, di avere un po' di immaginazione e sì. di pensare che a me basti fare questo gesto per togliere due regine dalle tue mani. Cioè, che non sono due regine qualunque. Spiego, Un attimo, Francesco, Dani, per favore. Sì. Perché un attimo di. Serve che lei si concentri prima di tutto. Non sono due regine qualunque. Sono due regine dello stesso colore. Mm-hmm. Secondo te ho tolto le due regine rosse o le due regine nere? Le due regine rosse. Rosse! È corretto. Quindi io sto tenendo nella mano destra la regina di cuori. Nella mano sinistra la regina di quadri. Tra poco ti chiederò di fare un'altra scelta, di scegliere una delle due. Mm-hmm. Ok? Ti faccio presente che solo la regina che tu sceglierai sarà quella con cui giocheremo. Vuoi giocare con la regina di cuori o con la regina di quadri? Cuori. Di cuori! È straordinario. Ma io già sapevo che tu avresti voluto giocare con la regina di cuori. E infatti, delle quattro regine che avevo messo in mano all'inizio, la regina di cuori era l'unica voltata a faccia in alto. Facciamo vedere bene, anche in camera. Ma ero talmente sicuro che tu avresti scelto la regina di cuori, che la regina di cuori è anche l'unica che proveniva da un mazzo evidentemente diverso rispetto all'altro, di dorso rosso rispetto alle altre che sono di dorso blu, è vero? Sì. Ma ero talmente sicuro che tu avresti voluto giocare con la regina di cuori, che io le altre regine non le ho nemmeno portate. Lei gira e sono bianche. E sono le altre bianche. Tre carte. O sono estremamente banali e prevedibile, o qui c'è qualcosa che non quadra molto bene, cari amici e amiche. Lo so, è così. È strano. Se ne fa un'altra. Ho degli ansiolitici, se vuoi. Bonino, io non lo so. Se l'avessi saputo, facevo entrare lui da solo. No, ma no, ma io prima ti volevo interrompere solo per spiegare scusami, a chi era. No, io però comunque, l'ho fatto comunque, in un momento sbagliato. Serviva nel la momento sbagliato. Succede. Sì, sì, è certo che lo vedono. Scusate, sono un pochino frastornata. Amici che ci state ascoltando, amiche e amici che ci state ascoltando, potrete rivedere tutto, questo quello che vi stiamo raccontando, perché capite che questo è bravo. Il contraffaggio che vestigio ha fatto anche la radio cronaca di quello che stava facendo. Su sul YouTube, canale giusto? YouTube di Lady Radio, vedete, Magic, Pistoia Magic a Lady Radio. Slash sarà... Carlotta ha bisogno di un ansiolitico. Slash forse. Vai. Ne facciamo un'altra. Ne facciamo un altro. Dai, okay, dai. Perfetto. Un altro. Qui ho un mazzo di carte, ok? Un mazzo di carte francesi. Cuori, quadri, fiori, picche. Facciamo vedere anche in camera più o meno. Cioè forse. Ci sono, ci sono i 10 e 10, c'è gli 8, 9, sono 52 carte. C'è 9, c'è la regina, esatto, 52 carte da poco. Buono. Adesso io, Carlotta. I Joker no. No, i Joker non c'è. Eccoli qua. Eccoli. Adesso io ti chiederò di toccare una carta, quella che vuoi. Ok, qualora non dovesse piacerti la puoi cambiare. Prendi una carta. Ne prendo una. Tocca. Vai. E la guardo. Sì, guarda. Anche io sono girato, Mostrala anche in camera e insomma, garantisci che io non sto guardando. No, lui non guarda. E mi sto tappando le orecchie. Vedete? E gli occhi, tutto. Vedete cosa ho scelto? Non dire nulla, chiaramente. E non posso. Va bene? Sì. Hai fatto? Che faccio questa carta ora? Con quella carta lì io ti chiedo di metterla al centro del mazzo dove vuoi tu e mescolare il mazzo in modo che sia chiaro che io non ho assolutamente alcun tipo di controllo né sulla carta che tu hai voluto toccare. Potevi anche cambiarla, mi hai detto di no, ma lo potevi fare. Ok, hai fatto, posso stapparmi. Ok.
ma io non posso sapere nemmeno dove le tue mani l'hanno mandata all'interno del nastro. Io non posso sapere assolutamente niente della tua carta. No, non lo so neanche io dove è andata, okay? Ora. Quindi io, pur non sapendo niente però della tua carta, sono abbastanza sicuro di poter capire quale carta hai scelto. Ti chiedo di immaginare il valore e il seme della tua carta. Solo questo. E di ripeterlo più e più volte nella tua mente. Vai. Sto ripetendo. Sì, la mia mente. Perfetto. Un po' più lentamente, Carlotta, grazie. Ok. Sette di cuori. Sette di cuori. No. Ragazzi, ho paura! Qualcuno mi faccia uscire da casa, Carlotta! L'ansiolitico è qui, tieni, okay. L'ansiolitico, tieni. Che è curioso, no. Questa, questa è grossa, questa è più grossa di prima, scusatemi. Ok. Qui veramente ho paura. No, è curioso, ti dicevo, perché tu hai scelto una carta qualunque, vero? Puoi confermarlo? Io ho scelto una carta qualunque, in un mazzo con tutte le carte possibili e immaginabili. Potevi mescolarla dove volevi, giusto? L'ho mescolata dove volevo. Ok. Potreste averla mandata in fondo, guarda. No, non è tra le ultime carte. Potresti forse averla mandata in cima? No, era no. Il sette di cuori, no? Mi hai detto, no, non è nemmeno in cima. È da qualche parte al centro del mazzo. Se esistesse un modo per ritrovarla adesso, sarebbe davvero bello. Perché non vorrebbe dire... fai anche questo, perché veramente... Sì. Che talvolta... Bonino... Silenzio, cioè ci vuole concentrarsi. Vorrebbe dire che talvolta è davvero possibile trasformare l'impossibile in reale. Carlotta. No, vabbè. No. E il sette di cuori. Eccolo qua, sette di cuori. Me l'ha tolto Carlotta da oggi con i mazzi di carte giocherà solo a rubamazzo. Ma avete fatto così alla fine di tutto questo. No, vabbè. Scusate, ce l'hai gli applausi pronti? Vabbè, inizio vabbè. Io. Grazie. Francesco Micheloni, bravissimo! Grazie mille, grazie. Ma io mille. Ti voglio vedere su un emittente nazionale, internazionale anche. Sì, sarà fatto. Speriamo, sarà Teleischia, fatto. Teleischia ci già prenotato. Che a Pistoia è pieno il teatro. Ora come faccio? Il maxi schermo lì? Ci sarà il maxi schermo, ci saranno tantissimi stili diversi di. Vabbè, di, vogliamo di ricordare magia. Anche gli altri che sono con te. Certamente, ci sarà Magic Goldman che farà manipolazione. Nicola Calore, che Deborah. Manipolazione, scusami, perché detta manipolazione è la manipolazione scenica. È una cosa, stai zitto, Bonino, è una cosa un po' intima, non glielo dire. È una manipolazione. Non ce la faccio. Allora, va bene, lui abbiamo detto. Poi fa una manipolazione scenica. E poi ci sarà Nicola Calore e Deborah che faranno grandi illusioni, quelle che piacciono a te. Quindi bello quello. Qualcuno poi me lo spiega come si fa. No, un mistero svelato e un mistero svilito. Io lo dico sempre, Daniele. E vorrei chiudere con questo. È una legge. Scusa, poi richiudiamo con questa frase, la dirò anche certo, io. Certo, certamente. E poi dicevi. Poi ci sarà Simone Rizzuto che farà un altro numero di manipolazione particolare in cui gli oggetti prenderanno vita. E poi ci sarà il mago Leo che si occuperà della parte più bella forse del pubblico, i nostri bambini, i bambini che saranno presenti, che farà ridere e divertire i più piccoli. Certo. E quindi è veramente uno spettacolo eterogeneo. No, verranno prestigiatori da tutta Italia, per questo che è un evento più unico che raro. Quindi verrà da Padova. No, ma io non ce la faccio io. Questo ragazzo. Allora, comunque mi è piaciuta talmente la frase, vorrei chiudere così. Allora, tu hai pronto un altro brano? Che cosa c'entra nei Dear Jack? Quelli se spariscono è bello, però insomma. Trova un'altra canzone. You could do magic. Come si chiamava? Insomma, ora pensaci. You can do magic. Vero? Bella, no? Cosa di America? Mi è venuto in mente ora, no? Per esempio, qualcosa che abbia a che fare con la magia. Ragazzi, mi avete affascinato, tornate? Assolutamente. Certo, quando vuoi. E sì, poi organizzerete altre serate, vi voglio sempre qua. Sì, volentieri. Ogni volta con un gioco diverso ce la facciamo? Certo, c'è il repertorio. Tanto si è studiato senza quante cose. Ricordiamolo. Senza mai dire che cosa c'è dietro, non lo saprete mai neanche. Senza mai pensarlo. Va bene? Imparerò la manipolazione e verrò io a fare una. Non una si cosa. Deve dire perché. Mistero. Un mistero svelato è un mistero svelito. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Ciao.